Li chiamavano in Italia un po' impropriamente figli dei fiori, oppure cappelloni, generazione beat, hippie, tanti modi per definire una generazione di giovani che sull'onda del movimento nato negli Stati Uniti d'America per opporsi alla guerra del Vietnam, che negli anni 70 ebbe il suo maggior impulso, anche in Italia ebbe un grande seguito. Movimento culturale, musicale, filosofico che contrapponeva l'amore alla guerra e portava con sé ideali di libertà, uguaglianza e rivoluzione sia culturale che sessuale. Ma l'aspetto che più di altri ci è stato tramandato ai nostri giorni è quello musicale. Le grandi band, i gruppi rock, i mega concerti oceanici come Woodstock che hanno segnato un'epoca e da allora la musica non è stata più la stessa. Queste belle atmosfere, gli aspetti più festaioli di quel periodo, ritornano ormai da diversi anni a Fano grazie ai Carboni Brothers e al loro Fano Love Party. E sarà un weekend ricco di eventi, il 21, il 22 e il 23 di luglio, quindi vi aspettiamo qui a Fano nelle zone di Arzilla, Lido e Sassonia, dove eventi e i figli di fiori comunque non mancheranno. Importante che ci si cali nella parte vestendosi anche un po', entrando a tema. Sì, questa è una cosa che abbiamo puntualizzato, abbiamo cercato di ottenere dal primo anno e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro. Devo dire che è un fenomeno che ormai c'è da sempre e durerà per sempre, perché comunque è un fenomeno, appunto, dicevo, che negli anni fine anni 60, con la rivoluzione del 68, ha preso a livello culturale, a livello di musica, a livello di iniziative da parte dei giovani. Quindi diciamo che i giovani si riconoscono probabilmente in questi anni così belli, caldi e coinvolgenti. Il programma è questo qua che ho in mano, Fano Love Party Lido Arzilla Sassonia 21, 22, 23, decima edizione, lo potete trovare distribuito in tutto il territorio e sulla nostra pagina Facebook, e mettete anche il like. Vi aspettiamo tutti.